Lucia, che adesso c'è da fare un bel lavoro in Toscana, ma è solo l'inizio. E in questo ruolo, in questa carrellata del coraggio delle donne, del ruolo delle donne, Lucia è per molti di noi un punto di riferimento, oltre che una compagna di strada. Compagna di strada che abbiamo trovato lungo il nostro cammino nei posti più disparati. Una città, dicevano quelli bravi, è tale se ha un teatro. Il teatro è ciò che divide, è ciò che caratterizza un assembramento e lo fa diventare comunità. Un ammasso di case lo fa diventare città. Un insieme indistinto di gente che diventa popolo. Il teatro. Perché il teatro è il luogo delle emozioni e nel tempo dell'intelligenza artificiale avremo sempre più bisogno di emozioni, sempre più bisogno di cultura, sempre più bisogno di educazione. A Milano, nella grande Milano, i teatri, la storia dei teatri è una storia dalla Scala in giù, o se volete dalla Scala in su, dipende dai punti di vista. Milano è la capitale, insomma, quasi come Firenze, ecco, insomma, sorrisini in sala. C'è un teatro particolare, che è un teatro che è stato voluto e viene mandato avanti ed è un punto di riferimento strepitoso per tutta la comunità milanese meneghina da una donna che è una delle colonne della cultura italiana. Io la definisco così: regista, manager, produttrice, imprenditrice, entusiasta, appassionata e oggi soprattutto anima civica di molte battaglie. André Ruth Sciamma. Oh, un po' d'applauso, vi voglio sentire. Ecco. Beh, oggi è l'8 marzo e Matteo Renzi ha voluto iniziare con le donne, come se a Matteo Renzi le donne non diventassero molto importanti sempre, qualsiasi giorno dell'anno. Per cui cominciamo a dire che non ha bisogno dell'8 marzo. Sì, io mi chiamo André Sciamma e faccio teatro. Ho portato degli spettacoli a Firenze, alla Pergola, e soprattutto Italia Viva è venuta spesso al Parenti. E ogni volta che è passato, lo dicevo prima, pensavo di terminare così, ma lo devo dire perché sento l'atmosfera di futuro che c'è sempre qua, e ogni volta che ascolto Renzi passo dallo sconforto alla alla voglia di cambiare il mondo con la speranza e quasi la convinzione di farcela, perché questo, l'impossibile con lui diventa sempre possibile. Dicevo, ma sono anche nata in qualche modo mentre mia madre scappava, ero nella sua pancia, mentre scappava da Aleppo, quando nel 48 è stato fondato lo Stato di Israele. La mia famiglia è sempre stata a Aleppo con dei rapporti apparentemente normali, bisognava non farsi troppo notare, ma si era come amici. E sono arrivata a Milano e mia madre impediva a mio padre di parlare in arabo. Noi abbiamo dimenticato, non ci hanno mai raccontato che cosa è successo. Io ho vissuto senza dover definire se ero ebrea o se non lo ero. Poi c'è stato il 7 ottobre e io improvvisamente sono ritornata a quell'infanzia, a una situazione molto dolorosa. E qui, proprio perché sono alla Leopolda, devo dire che quando abbiamo parlato di questo con Matteo Renzi, che era al Parenti, sono scoppiata a piangere
E io ricordo la vicinanza di Renzi a me e a tutto il mio popolo come nessuno al mondo. Ma siccome, come insegna appunto Renzi, era inutile essere disperato e basta, ho cercato di fare qualcosa. E ho fatto con altre donne, ma insomma mi sono messa in mano la responsabilità di fare un appello e ho raccolto 17.000 firme una alla volta e vi assicuro che nell'appello c'era scritto: al di là della vostra opinione sul conflitto in Israele, vogliamo denunciare quello che è successo alle donne, allo stupro di massa, alla violenza. Ormai si sapeva già e adesso stanno girando le immagini, non c'era nessun dubbio di quello che stava succedendo. Hanno tagliato i seni alle donne, hanno giocato a calcio, hanno sfondato il bacino, insomma si sapeva. Ho fatto questo appello con molto dolore, perché il dolore non era di arrivare a queste firme, ma tutte le volte che sentivo che la sofferenza era di non essere accettati come donne. Le donne israeliane e le donne ebree non sono vittime come le altre, sono vittime di serie B, e questo è stato un dolore ancora più forte. E oggi, se non ero qui in questa Leopoldo, che ripeto mi fa sentire, ho 76 anni, quando sono qui mi sento giovane con un sacco di futuro davanti, lo dico, comunque non dovevo essere qua, dovevo essere nel mio teatro a dire delle parole, e avevo avuto anche l'ambizione di farle dire a tutti i teatri milanesi. Dunque ho preparato uno scritto e ho cominciato dicendo cos'è lo sguardo dietro al burka di una donna afghana, in che cosa è come quello della donna iraniana che non può uscire senza avere il velo se non essere picchiata. E poi ho cercato di mettermi nei panni delle donne palestinesi e mi sono detta: ma le donne palestinesi, se avessero potuto parlare, tutti i soldi che sono arrivati a Hamas li avrebbero usati per comprare delle armi e fare dei tunnel? No! E non avrebbero mai, al di là delle guerre, che io non voglio entrare perché non sono all'altezza di capire tutto lo scenario che c'è in Medio Oriente, ma avrebbero immaginato, avrebbero accettato, se qualcuno le avesse ascoltate, l'orrore che sarebbe successo. E allora, in questo mio appello, ragionamento, parlavo e le univo al fatto che non avrebbero mai voluto che si entrasse in Israele per fare quello che è stato fatto alle donne israeliane. La guerra è una cosa, ma quello che è successo è un altro. E continuavo con le donne ucraine, con le russe, che anche loro lasciavano i loro figli morire senza senso, e facevo un elenco e poi dicevo: cos'è che unisce questo sguardo a quello delle donne violentate in Occidente? E che noi, che abbiamo avuto la fortuna di nascere dalla parte facile, dovevamo ricordarci questi sacrifici. E mi sono accorta, prima di tutto, che non potevo essere lì visto che ero qua, e per cui Matteo ho lasciato, ma sono contenta perché in un certo senso quello che stavo per dire era un po' disperato, erano le donne disperate. Parlavo delle donne che non potevano non mettere il velo, ma invece ci sono quelle che non l'hanno messo il velo, ci sono quelle che si sono ribellate a tutto questo. Dunque era inutile ricordare le donne che si erano sacrificate, tanto valeva parlare delle donne che stavano facendo una ribellione, che non si stavano sacrificando. E anche questo, Matteo Renzi, lo devo all'influenza che tu hai sulla mia vita e che questa Italia viva sulla mia vita, perché io vi posso assicurare che io non ho mai la stessa emozione, la stessa voglia di combattere come quando ascolto contro tutto e tutti. Quando uno è nel giusto, è nel giusto, e allora
mi sembra che siamo qui. Se uno è nel giusto, è nel giusto. Non posso aggiungere altro, avrei tanto da dire. Viva Matteo Renzi e viva la Leopolda!